sembrano ancora più vicine alla natura dopo la questione di autonomia. Adesso si discute anche sulla TAV, è ritornato un attimo al centro dell'attenzione. Secondo lei questo governo resiste? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, sicuramente resiste quello in Lombardia. Lei cosa pensa del fatto che Salvini non si presenti in aula? Fa bene a farlo? Ma sì, credo che andare a discutere di cose inesistenti non sia compito del ministro, anche perché lui aveva già dichiarato qual era la sua posizione, per cui era abbastanza inutile. Il discorso di Conte l'ha trovato ragionevole? Il discorso di Conte era un discorso in cui anche Conte non ha voluto assolutamente entrare nel merito di una situazione che deve essere ancora chiarita, individuata, accertata e che ha sicuramente molti lati oscuri anche sulle modalità con cui la presunta situazione è stata accertata. Ci sarà molto da capire prima di poter dare dei giudizi. Presidente, ripone ancora fiducia in Salvini per quanto riguarda l'autonomia, che sembra slittare volta per volta? Beh, ma sembra slittare non certo per colpa di Salvini, anzi Salvini sta facendo il possibile per tenerla sempre al centro dell'attenzione come uno dei punti da affrontare con determinazione. La fiducia nei confronti di Salvini è sempre maggiore. Riguardo ENAC e l'aeroporto di Malpensa, io ho sentito l'assessore Cattaneo che è preoccupato per una decisione del direttore generale di ENAC di convogliare tutti i decolli. Tutti su una pista di decolli, sì, esatto. Le partenze sull'altra, con la conseguenza che gli aerei partono tutti sulla testa della stessa rotta. Anch'io sono preoccupato, come lo è l'assessore Cattaneo, credo che si debbano chiedere degli approfondimenti perché è una scelta che deriva da ENAC, quindi io non mi permetto di fare valutazioni tecniche che non sono in grado di fare. Bisognerebbe cercare di capire le ragioni per cui è stata fatta questa scelta e chiedere a chi ha assunto questa decisione se ha tenuto conto anche degli accordi che erano stati raggiunti sul territorio, perché è stato un percorso lungo durante il quale sindaci, amministratori locali, associazioni, tutti erano stati coinvolti e le decisioni a cui erano arrivate erano diverse. Quindi bisogna cercare di capire la vera ragione. Sicuramente uno sblocco per la pedemontana, abbiamo sottoscritto qui in queste ore l'accordo con Strabag, per cui credo che si possa essere molto soddisfatti di questa che sembrava una cosa difficile da risolvere. Siamo riusciti a risolverla in maniera ottimale per noi e per Strabag. Quindi adesso ci possiamo concentrare per predisporre il bando di gara per il prosieguo della realizzazione.